diretta con Scudere Italia. Da Barcellona, Paolo, puoi mandare il messaggio per cortesia, start qualifiche. Ok, capo. Sono CSI Lucas in cabina di regia questa sera al Pienone, abbiamo addirittura CSI Massimiliano. È bello questo, qui è nuovo. Va bene. CSI Steo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. E il grande CSI Ferrari. Grande, aspetto, ok, grazie. Ecco. E Paolo, se puoi prendere nota anche del minuto in cui è partito il tempo, perché sì, capo. Dobbiamo, e fai un rapido calcolo, aggiungi 15 minuti al suddetto. 13:30. Aggiungi 15, così sappiamo quando finisce. Ma guarda, lo faccio subitissimo. Prendo i Big 20. Allora, secondo evento su GT7 questa sera dal circuito di Barcellona, un evento GT3. Si comincia a salire di categorie. Settimana scorsa eravamo in pista con le GR4. E come sono queste GT3, subito così, Paolo, tu che hai già fatto parecchi giri rispetto a Gran Turismo Sport? Con GT7, senza controllo di trazione, è molto difficile guidare con le GT3. Nonostante che monti le gomme morbide, le super morbide non ci sono qui. Però se metti giù il gas mentre sei in curva, fai le pirouette come i spettacoli di Milan-Bilandia. Ci vuole un... Dream e Jux già sono in lotta in qualifica. Sono in outlap, 15 minuti di qualifiche seguiti da 29 giri di gara qui da un circuito classico, Barcellona. Sì, scelta di aggiungere che la chicane non si può saltare più su questo GT. Dalla penalità, giusto? Dalla penalità, quindi non c'è più quel divario fra le macchine che potevano tagliare il dosso centrale e chi non riusciva. Che se ci provi dai 3 a un secondo e mezzo, visto anche parecchi secondi più. Sì, come metti una ruota più in là, sei già in penalità. Infatti, tutti non permette più di fare nulla. È vero, sì, tutti un po' cauti. Subito però col click Gini, un po' in traverso. Allora andiamo su Girmi. Troppo vicini sono. Qualcuno perderà tantissimo, perché qui perdi tanto avendo la macchina davanti. Girmi che lo vedo un pochino laggare e anche. Sì, ho un problema di lobby. Di queste stanze, sì. Dicevamo scelta di 6 auto, giusto, questa sera. I piloti hanno libera scelta tra 6. Sì, ne sono state scelte 5. Tutte motori anteriori, abbiamo visto la Jaguar prima di Girmi, Jux con la Mercedes. C'è poi abbiamo uno con la Subaru. Sì, Tony Dream Jaguar, Tony Kart Aston Martin col Tricol con la Mercedes, poi Fabio Bubbs Aston Martin, MDA con l'Aston Martin, abbiamo CSI Slide Track con Aston Martin anche lui, poi Shmoo Scorpion con Mercedes, CSI MacBoss Mercedes, Chiodo Crew, eccolo, l'unica Subaru in pista, livrea molto alleggerita la sua, poi CSI Joe con l'unica Corvette, okayista. Questo nuovo GT non ha messo neanche i tempi, quindi non riusciamo a vedere neanche i parziali, purtroppo, dei vari piloti. No. Non ha ancora aggiunto la tabella dei tempi, non me ne ero accorto l'altra volta. È vero, sì. Preso allora... penalità, prima sulla chicane, Girmi ha preso penalità. Girmi. Eccolo qua, mezzo secondo, brucerà due giri così. Aveva fatto 46 e qualcosa, ma ha preso 5 secondi, quindi... 5? Primo giro nullo, sì, 5 secondi. Tony Kart. 5 decimi, scusa. Sì, 46,7 per Tony Kart. Cos'è un buon tempo per la pole, Paolo? Cosa ti aspetti? Beh, abbiamo visto 45,5, 3, 4, 44 anche, ma stasera poi 44 credo di no. 45 già. Penso che esatto, dico che già 45 secondo me stasera sarà un buon tempo. Ok. I piloti hanno poco meno di metà serbatoio, quindi pian pianino l'auto si alleggeriranno. Salutiamo nella chat. Due giri e poi devi andare a cambiare le gomme. A differenza di GT Sport, le gomme due giri e poi sono finite.
Ok, giro abbastanza lungo anche qui. Però non danno più il tempo, non fai più il tempo, non migliori, via. Ci hanno finito. Questa, ecco. 5 decimi di Jux. Ha ribaltato la minestra. Buttato. Eccolo, sì, che vuoi, sì. Fare? Vuoi uccidere ormai Giannato? MDA subito aggressivo con l'Aston Martin in terza posizione a 20 millesimi da Jux. MDA l'ho visto in forma, ragazzi, MDA sì, deve aver preso delle supposte di vitamine. Ah, là, eccola, con decimi, è Viola. Quasi 3 decimi sotto. Viola sotto. MDA, quindi lo mettiamo subito sul gradino più alto come previsione. Sì. Ah, oh. Vittoria. La porta a casa MDA. Sì. È fatta, MDA. Facciamo per il secondo e terzo posto. Schiantato la prima curva. Tanto, salutiamo nella chat Akunaig, For God, Gino J, Vale 90. Sì, lo dovevamo nominare, mi ha detto. Purtroppo Vale, domani sì. Cena pre-Pasqua, se no sarei stato in pista anch'io. E ci dicono che mi sentono basso, esatto. Aspetta, provo un attimo. No, è normale, c'ha problemi di salute. Intanto MDA 46,6, subito okayista. Okayista. No, 46,5. Ma scavalca MDA, salutiamo Albana Zanellato che saluta la regia e per ora regge il tempo di Tony. Sta facendo 5 pistoni MDA, che fatto. Quanto manca, Paolo? Scrivi i minuti restanti, mancano... che sono... Ma ancora mancano 9 minuti, che gli scrivo? Falli girare, ragazzi, falli sfogare. Allora, facciamo una carrellata sui controlli di azione. Allora, Tony lo usa, Okista lo usa, MDA anche, Cold Trick anche, vabbè, praticamente QDA no. QDA, eccolo qui. Scorpion Girimi lo usa, Macbox lo usa, Boobs lo usa anche, quindi solo QDA non usa il controllo di trazione. QDA attualmente in settima posizione. Da meno esperto, che comunque ti dà una gran mano, cioè ti aiuta parecchio a mantenere la macchina più pulita, quindi magari riesci anche a guidarla un po' meglio. Poi lo tolgo, soprattutto in gara, soprattutto in gara è molto pericoloso. Inquadrato intanto Joe, livrea Qatar Airways. Qualcuno è di parte qui, Joe l'ho visto in forma oggi. Qualcuno gli si è inserito dietro, chi è che fa con Okista. Il direttore gli ha fatto Girmi, una cosa del genere. Spunta Girmi in pole provvisoria con un 46,1, eccolo qui. Ha preso però Tony ha preso 5 decimi, quindi un altro giro buttato di penalità. Non siamo ancora sul 45, però Girmi con la Jaguar e un lag che Tony aveva la pole, ragazzi, perché aveva fatto 46 con 5 decimi di penalità. 46-0, è vero, 46-0 per Tony. Beh, immagino le parole in siciliano che sta dicendo, sì. Salutiamo anche Vale nel mio cuore, che sarà in pista domani sera, mi pare, giusto? Esatto. Sì, domani sera. Domani sera non perdetevi la gara, a proposito, ci sono, a parte il nostro Paolo Ferrari, abbiamo alcun Nike, Palagizio, non ci sto. Grandi nomi, Mark Aizen in rivalità con Miggia. Vale nel mio cuore. Miggia. Domani gara da non perdere. E io mi starò... Devo andare un po' in farmacia a comprare la vasellina. Ho sentito anche di una sfida For God Marcaise. È vero, For God Marcaise. Ma Marcaise c'ha sempre sfide con tutti, come mai? Sì, ho sentito questa cosa. Sì, è vero. Quindi ci stava da tenere d'occhio il duello, Domani il Garone. Girmi e box per cambiare voi, quanto manca Paolo? Scrivi 5 minuti. Stasera funzioniamo come una macchina ben oliata qui in regia. Ma che scherzi, 5 però minuti non scritti. Allora, Girmi e Tony Kart fanno quasi tutti adesso che stanno facendo il cambio gomme. È rimasto un giro, diciamo. Diteci anche com'è la qualità video in diretta, Massi, perché abbiamo SharePlay, lobby e live. Va benissimo per adesso. Ok, perfetto. Spettacolo.
Allora, vediamo Tony che esce. Paolo, hai notato qualche macchina un po' superiore alle altre? Sono tutte abbastanza equilibrate? No, stanno tutte lì. Io non mi sono trovato con la Mercedes, per esempio, però c'è gente che fa dei bei tempi con la Mercedes. Okay. Io ho fatto la prova, pensavo che il Mercedes, dalle prove che ho fatto prima, fosse superiore alle altre. No, è che non mi ci trovo proprio, forse che il fatto che sono ferrarista, non mi trovo proprio con la Mercedes per, per DNA, credo. Motivi religiosi. Sì, sì. Sì, sì. C'è un'antipatia a pelle, via. Ma anche quando facevamo i campionati e Luca, lui faceva dei tempi migliori di me con la Mercedes, sembra. Lui allora, così la dico un macchinone e io gli dicevo che faceva schifo. No vabbè, ma i macchinoni di Luca però sono sempre da prendere un attimo con le pinze, perché questi trascorsi vanno interpretati. Esatto. Allora Jimmy adesso si sta lanciando, eh? Ok, seguiamo Jimmy, sempre che lagga un pochino. Sì, Jimmy sì, è uno dei peggiori. Ma è uno degli unici, se non sbaglio, gli altri non li vedo laggare. Sì. No, non wow, tanto, Vista anche. 3 secondi ha preso di penalità. Vabbè che era il giro forse lanciato. Ma così brucia il giro dopo, no? Sì, beh, no, esatto. Adesso lo sconta adesso, però. Dov'era penalty zone? Dopo la salita. Esatto. Ah, ok. Prima dell'ultimo settore. Occhista, se non sbaglio, con una nuova postazione, giusto? Sì. Bene, tutto bene. Nuova postazione, base, volante, tutto nuovo. Tanto nella chat Vale 90 chiede pietà per domani sera, che sarà nella fossa degli squali. Fossa dei leoni. Gli squali, famosa sfossa degli squali. Dei leoni, dei leoni. La fossa di Marianna, lei è piena di squali. Cosa dici, Ste? Qualcuno batte Girmi? Beh, col giro finale qualcuno. Sì, secondo me sì, scendendo un po' con la benzina, secondo me arriviamo tranquillamente al 45-6, 45-7. Ok, intanto inquadriamo il favorito MDA. 3 minuti rimasti. Ok, scrivili. No, falli girare, che gli dà fastidio quando uno scrive, lo sanno. O quando manco un minuto glielo scrivo. Io l'unica cosa che ho notato tra Mercedes, per dire, e Aston Martin, per dire... Forse prende per aiutare Jimmy, lo sai? È proprio il discorso del TCS. No. Lì dipende un po' come è impostato l'LSD anche di... Allora, in linea con i suoi tempi Jimmy, non riesce a migliorare. MDA è vicinissimo, si è messo Schmu Scorpion in quarta posizione col Mercedes. MDA c'ha Buzz davanti, se lo fa, forse lo fa passare, allora sì. Che qui avere una macchina davanti su questa pista è veramente deleterio, eh? Sì. Bel giro di Schmu con la Mercedes, È quasi 2 decimi più alto MDA del suo tempo. Vediamo. Vediamo se ha azzeccato l'ultimo settore. Sì, abbassa, 3 decimi. Quasi 45,7 per Girmi. Anche Jux si è avvicinato, 45,9. Jux va in seconda posizione, sì, a 2 decimi Tony. Precisi. Tony no, ha perso. Ok. Ricordati di scrivergli un minuto, Sì, ci penso io, capo. Tempo che mi aspettavo, erano i tempi che avevo visto anche ieri. È un mago, Steo, guarda, quando è intelligente. Abbiamo andato alla scuola di pastore tedesco, è perfetto. Sì, però penalità poi sbaglia per le stanze. Vabbè, quello... MDA si migliora, 46,3, sale in quarta posizione, 34 millesimi da Tony. Diamo un'occhiata dietro, abbiamo... Quasi che fa il tempo, occhio, eh. Col Crick con la penalità di 1 secondo in 8ª posizione. Peccato perché era viola con Tricole. Poi QDA 9, Joe che ha abbandonato le qualifiche. Un decimo sotto MDA al primo settore. Ok, adesso andiamo su lui, vediamo MacBoss è 11esimo. Chiodo anche lui ferma i box, 12esimo. 13esimo Boobs. Salutiamo anche Cristina Nigretto. Che c'è sempre. Sempre presente. Decimo e 20, 120 millesimi sotto Jimmy al suo tempo. Sì, Girmi è in viola, ma restiamo su MDA. Siamo agli sgoccioli. Quanto manca, Paolo? Un minuto. Scrivi. Sì, mannaggia santa. Cristina è la fidanzata di Coltrico. Sì, l'avevamo capito. MDA in viola. MDA in viola.
potrebbe strappare la pole. Gil mi ha perso sull'ultima chicana. Allora se MDA riesce a far bene l'ultimo settore dovrebbe... Tony, credo che... Ah, penalità Tony, proprio sulla... Wow. Ecco MDA, l'ultima chicana. Sta uscendo le più brutte parole. È uscito pulito MDA, sì. Questo probabilmente è pole. Il favorito della serata taglia in 1:45.5 pole, ecco, per MDA. È finita. Esci con la safety, blocca tutti. E intanto... Camalosca, sto scrivendo, esci con la safety. Ma esci... Lo faccio tutto io. Siamo in due. 45-6 per Jux che rimane terzo. Non si migliora Girmi. Tony Kart con penalità. Okista è quinto, anche lui non si è migliorato. Bubs con un macchinone, tra l'altro. Bubs sesto, ha fatto un 46-6 sullo scadere. Schmu è settimo, Slytrak ottavo. Vicinissimi comunque qui dietro. Un milione cotta questa, mica micio Baobao. Già. Bella, però, Joe... bella, a me piace tantissimo. Joe 47-1, non... cosa mi dici di Joe? È un... Strano, perché oggi stava girando benissimo in stanza con noi. Sì. C'era pure Steo, credo, no, se non sbaglio. O no, forse mi sbaglio. No, oggi no. Ok, quindi devono fare tutti il primo settore prima di poter far partire la gara. Quindi ragazzi, chi c'è? Box Joe. Deve uscire. Ma si può mandare un messaggio a Joe in via privata? Esatto, di uscire dai box. Vai. Sii gentile, perché questo ti licenzia, Marco. Mandagli un fax con i cuoricini. 45-5, quindi Paul di MDA che mette subito una zampata sulla probabile vittoria questa sera. Jux partirà a fianco a lui, poi Girmi terzo. Come macchine cosa abbiamo? Abbiamo tre macchine diverse, Paolo. Abbiamo un Aston in pole, Mercedes seconda e Jaguar terza. Poi Tony con l'Aston, Okista con l'Aston. Perché vai box, Okista? Andrò a fare pipì. Appena esce Joe facciamo partire la gara. Perfetto. Ok Paolo, puoi mandare un messaggio start tra un minuto? No, poi faccio tutto io. Oh, tu ridate. ti preoccupare. Vabbè, ma dai, ma non riesci a mandare un messaggino mentre qui. No, se vuoi, mi metto anche la scopa in culo, ti passo pure la scopa. No, quello è adesso. Restiamo nei limiti. Siamo sempre in ecco. Live. Magari un aspirapolvere, Paolo. Però è stato quello corretto. Più faticoso a metterla lì dentro. Guarda, deve scrivere il messaggio, si è accostato, cioè meglio di così. È vero, dire, è anche lì giù le regole, cioè non è che dici boh, sai. Poi visto dove? Proprio perfetto, sì. Preciso, sì. C'è una piazzola di sosta in rettilineo, sì. vediamo se parte. Santa. Tutto pronto? Siamo partiti. Io esco, eh? Esci. Quindi 29 giri, è pomeriggio, tardo pomeriggio qui a Barcellona. Consumi per due. E cosa ci saranno? Due soste? Ce n'è uno che si sposta. Chi è? Non è Girmi quello, eh? Oh, mi dà a me sul coso, cavolo. This is Pips. Ok. Vabbè, giusto, stai lì e poi fai. Attendiamo wow. I semafori. Dietro vedo uno che lagga tanto, eh? È saltato. Schmu. Sì. Si è ribaltato. Tony, si è ribaltato. Tony dallo start si è ribaltato, mamma mia, disastro lì dietro. Tutto rotto. Disastro lì dietro. Intanto MDA con Jux che si infila all'interno. Vediamo Girmi è in terza posizione, Okista quarto, quinto Bubs, va molto largo QDA. Tony Dream anche molto largo. Wow, la rischiata. Purtroppo non abbiamo replay, non abbiamo. Chi è rimasto coinvolto in quell'incidente allo start? Tony! C'è un altro che c'è i danni, sì. Bubs, QDA. Sembrano loro che sono. Sì.
Mi è sembrato che Tony gli sia intraversata lo start. Ma Joe addirittura io lo vedo bloccato ai box, in partenza? Voi lo vedete girare? Joe lo vedo fermo. Sì, fermo. Ma può essere come l'altra volta che sì. Vedevamo. Come Flandus. Purtroppo. Ed è impossibile fare un restart perché non si riesce a ricreare la griglia, purtroppo. Comunque, MDA sta provando, Torniamo in gara, vediamo. Si è infilato, MDA su Jux, sì, all'interno del brutto tornantino. Qui. È stato bravo Jux anche lato spazio. Sì. MDA si prende la prima posizione. Massi, puoi mandare un messaggio a Joe in via privata a vedere se è fermo o se sta girando. Comunque MDA tallonato da Jux, sì, ormai ce l'ha in tasca. Vediamo qua, se prende Joe. Si allargano, quindi anche loro lo vedono fermo. Sì, c'è anche la bandiera blu. Occhista, grande rimonta, mi pare che era sesto o settimo allo start. Credo che Tony ha aperto un po' le acque e si è infilato. Ho visto del fumo in fondo al rettilineo, c'è qualcuno ha fuso? Di nuovo. Dall'ultima curva. Vediamo. Ok, allora 5 decimi di vantaggio di MDA. Tanto ho visto un viola di Tony Kart, mi pare. Ne so, vediamo. Tutti viola adesso, lui, il secondo giro. Ah, è vero, ha fatto la cosa di QDA. Tiro mano. Ma se non sbaglio ho visto Gianluca fermo i box. Fly track, può darsi che è capitato in mezzo. Sì, no, ha fatto la sosta. Ha cambiato le gomme, ha messo le medie, sì. Ha messo le medie. Strategia vediamo. Alternativa per slide track con l'Aston. Joe lo vediamo fermo. È successo un bel botto, allo certo start. Che il carrozziere di slide track lo riprende a botti, gli è caduto un secchio di vernice addosso alla macchina, hai visto? Penalità per MDA, sì, mezzo secondo. Un attimo, Paolo, eppure tu ti sei messo a tirarmi. Domani sera, che non corro, ragazzi. Ciao, anche perché adesso la pagherà un buona per aiutare, perché c'ha tante persone dietro. Sì, tutti lì. Tanto ci scrive nella chat Shmoo Scorpion che è crashato allo start. E ci dispiace, purtroppo non è impossibile fare restart finché non sistemano le lobby. Ci spiace tanto. Fanno presto, Yamauchi sta cosa. Allora, che nella settimana scorsa non ha anche notato sta cosa, lui, che mancava anche la tabella dei tempi, che è importantissima quando facciamo le live. Certo, ma anche i risultati gara, per il campionato manca tutto. Mancano i replay. Comunque siamo a board con Girmi, questo terzetto davanti è bello, perché adesso MDA. Sì, bello combattuto. MDA credo che perderà la posizione qui, su Jux. Sì. Forse anche due, Due forse no, ma. Rischia, perché infatti, Jimmy ha rilanciato. Esatto, Jimmy deve restare vicinissimo qui a Jux. Vediamo, andiamo on board con Jux, che vede la penalità lì nell'auto di MDA. Se scala con la terza perde poco, se rimane in quarta perde tanto. Vediamo quanto, non dovrebbe essere molto comunque. Vedi? Sì, sì. Ah, non l'ha pensato, Jux ha frenato. Ha toccato il freno Jux, non so se la dà. Comunque passa Jux, MDA risponde all'interno. MDA subito riprende la posizione. Ah, perché non sapeva dove era la vostra penalità. Ha frenato per poco. Ha toccato i freni Jux, sì. Che l'ha visto fermare forse, impaurito. Perché se no lo passava proprio molto. Allora è fatta, è vinta per me che... MDA, vediamo, qui deve mettere giù il martello e scappare. Tre macchine diverse. MDA prende qualche metro qui. Certo, adesso forse Girmi. Ferma il rettilineo è proprio brutta. È proprio brutta vedere una macchina ferma. Girmi prova su Jux, Sì, all'esterno. Quindi così riaccesi. Un po' amici se loro combattono. Ma sta arrivando buio, mi sbaglio. Contatto, Girmi pizzica all'interno di Jux, quasi si gira. È stato bravissimo Jux a tenere la macchina.
ma perde la posizione. E MDA scappa, si avvicina a Col Creek. Sta diventando buio, Paolo, è giusta sta cosa? Sì, sì. Sì, è la natura, sai, giorno, notte. Notte, giorno. No, dico, secondo i parametri. Okay. L'impostazione per 7 diventa così. Però non diventa mai notte pesta. Non è una notte. Perché in Spagna, evidentemente, è in Lettonia. È arrivato anche Bisco intanto in chat. Grande Bisco. Adesso ciao, che Ivan. È fuori ti fa per Tony Dream che ci ha scommesso 20 euro. Mi sa che se 20 euro la meglio che a me. Tony Kart intanto dopo il botto allo start è rimontato in sesta posizione, esce di traverso lì, mamma mia che driftone. Chiodo va largo. Chiodo penalità. E infatti arriva MacBoss. MacBoss anche lui anche con lui. Un secondo. Incrocia. Wow. E prende la posizione MacBoss. Chiodo scende in ottava posizione con la Subaru. Poi dietro abbiamo la di Jaguar Bus. Di Tony Dream con i cerchi un po' esagerati. 2 secondi ha preso ragazzi, eh? 2 dov'è? Secondi 1.45.8. Ah, ho capito, 2 secondi di penalità. Anch'io. No, 2 secondi di vantaggio. Sì, giro veloce per MDA. Intoccabile questa sera, mi sto grattando io per lui. La gamba, stai guardando la gamba? Sì, sì, il polpaccio. Ah, il polpaccio. Jux è stato bravo a tenerla. Un secondo. È arrivato anche Cibuggi, è arrivato anche Patrick. Grande Patrick. Ciao Patrick. Sì, oggi era tutto contento con le GT3 che si guidavano senza TCS. Comunque Garone Patrick. Anche di Coltricole. Sì. Quinta posizione, quarta posizione, 5 secondi. Vediamo Bubs. Bubs penalità mezzo secondo. Sì, e c'è. Hai avuto notizie di Joe, Massi? No, non mi rispondo. Allora sta vuol dire che sta guidando. Non sta visualizzando. Sì. Noi non lo vediamo, lui. Quindi chissà in che posizione è. Forse Joe. Quando va in box lo vediamo ripartire, come fa Sauvandus. Esatto. Probabilmente sì. Vediamo, qui c'è la sorpresa Joe, tanto MacBoss sconta. Le stanze sono instabili, molto instabili. Invece parlando un po' di strategia a gara, Paolo, cosa prevedi? Due soste? Sì. A che giro? Al giro al nono. L'ottavo nono dipende da chi fa, vuole fare qualcosa prima. Ma in genere nono, anche perché dopo se no si allunga, Che sono 29 giri. C'è da tenere d'occhio quello che sta facendo Gianluca. Sì, ha messo le medie. Intanto siamo on board con Tony Kart in scia Bubs mentre evitano la macchina parcheggiata di Joe. Tony sta guadagnando tanto. Ha fatto un ottimo 47 all'inizio, poi 48 e adesso 49. Il direttore che lo sportellano da tutte le parti. Sicuro, chissà quando ne starà dicendo in Veneto. Dice ma cavolo, ma non mi vedono, no. Eh sì, anche perché lui probabilmente non sa di essere in questa situazione, quindi sì, l'altra sera con in una stanza di allenamento Michi non mi vedeva, ma ha fatto arrivare all'Estoril. Tony all'interno su Bubs si fa vedere. Come l'avete visto col Creek in settimana? Perché lo vedo bello, non bello l'ho visto carico. Mai. No? Io l'ho incrociato ieri sera e stava girando abbastanza bene, sì. Anche lui era in stanza, un poco che ho girato, ho visto in stanza, stava girando bene. Anche lui era su quei tempi, per quello ti dicevo il 46, il 45-7, perché l'ho visto da diversi piloti. Per quello che cioè, macchina scarica l'hanno fatto parecchio. Bubs va lungo al tornantino, se ne approfitta subito Tony. E prende anche penalità così, credo, eh? È andato molto lungo, mamma mia, quasi da perdere. Tony guadagna un'altra posizione, sale in quinta posizione a 1.9 da Col Tricol. Grande rimonta di Tony, Si sta rifacendo un po' del bordello che ha fatto allo start. Che ha fatto come Miggia, come Miggia al Super League.
però la, ma stasera quella era la stanza che esatto è andata a marci indietro la Michi, vero? Ma sì, esatto, era su di me. Pronti partenza via retromarcia. Anch'io ho beccato Joe in retromarcia la prima sera che abbiamo profatto in uno start. Giro 7, 46 e 1 il tempo di Girmi contro 46 e 4 di MDA. Girmi aveva guadagnato qualche decimo, ma subito qui in questo primo settore MDA prende mezzo secondo. Mamma mia, che primo settore da paura che fa MDA. Jux è un secondo, col tricolo a 3,5 con Tony che lì si sta avvicinando. Sì. Sì. Era 1,9 adesso. Gira quasi un secondo più veloce Tony, eh? Sì. Poi Bubs, McBoss un po' in solitaria, Occhista con Chiodo in scia, l'unica Subaru. Che sta alzando un po' i tempi. Sul 48 era tra... buono, 49 è un po' tanto adesso. Sì. QDA è dodicesimo e Joe non sappiamo dov'è. Slidak passa attraverso comunque la macchina, quindi non vorrei che lui lo vede, Joe. Sì, dici? Beh, gli è passato attraverso, quindi non rischierei a passare attraverso una macchina così. Mm-hmm. Anche l'altra sera con Knight l'ha preso sui denti. Se non prendi il pieno. Stavamo io e lui lì davanti, il primo giro l'ha evitato, il secondo l'ha evitato, il terzo è passato dritto e invece... C'era. Ti si smonta anche la postazione con una posta così. Ah, così direct drive è finita. Allora vediamo l'ottavo giro. MDA ha fatto un 1.46 e 4, molto costante. Guardate i tempi di MDA, sì, lì sulla destra, un orologio thailandese. E poi abbiamo Girmi, ha fatto 46.9, Jux un po' più lento 47.3, Tony 46.3, l'uomo più veloce in pista Tony in questo momento, 47.3 per Bubs, 47.7 per McBoss, Occhista 47.0, Chiodo gira un po' alto, 1.50 per Tony Dream, col tricolo ai box. Col tricolo ai box un po' anticipato Paolo. Eh sì, abbastanza. Almeno che non si cambia strategia, ma strano. Si sente la macchina di gioco. Sì, senti, sì, sì. Fium, fium, fium. Sembra l'attacco dei meganoidi. Avrà consumato le gomme, saranno non più di più, praticamente spiattellate. Esce con le medie. Medie, medie, sì. Però è strana, non lo so se riuscirà ad arrivare alla fine con tutta la benzina. Dove allungare un giro forse, sì. Tenta la sosta singola quindi. Eh sì, però dovrà risparmiare tantissima benzina. Vediamo, vediamo, sarà interessante seguire. Vediamo MDA che dovrebbe fermarsi il prossimo giro, hai detto? Alla fine del nono. Sì. Ce n'è un altro veramente, in realtà. Ah, sì, sì, un altro giro e poi torna. Anche perché poi perdi troppo tempo, le gomme cominciano a alzarsi i tempi adesso. Infatti, wow, mamma mia, quasi si ribalta MDA. Sai gli epiteti sardi che... Sono alzati i tempi, vedi? L'ho detto, sì. All'ottavo giro, al nono, perdi quasi un secondo. Beh, l'anteriore sinistra di MDA comincia a essere abbastanza segnata. Girmi rimane... Il pallone lo deve cambiare adesso, Michi, quella curva. Cioè, bello impaurito. Vabbè dai, non lo fa più tanto, rientra in box prima, quindi sono già puliti adesso. Jux 47.4, 47.2 per Girmi, 47.0 per MDA. Vediamo Tony Kart. 46.5. Tony Kart sta guadagnando quasi un secondo su Jux. Sì, ha le gomme anche messe bene Tony, eh? Sì. Rispetto agli altri. Potrebbe diventare una battaglia a 4 nel secondo stint. Beh, forse su Jux. Che... Dici MDA intoccabile? Non è semplice. Beh vabbè, c'ha 7 secondi, quasi 8 secondi di MDA. MDA c'ha un girando... ottimo passo. Lo so, ma stanno lì come passo, quindi. Vediamo, 47.4 per Occhista, si ferma Bubs. Ha montato le morbide Bubs. Bubs non ha fatto il pieno, quindi farà un'altra sosta. Pure Mac Box medie, con 3 secondi di penalità però. Sì, come medie 3 secondi al taglio linea box. Nemmeno il pieno non ha fatto. Quanto si perde con una sosta, Paolo? 55-54 secondi.
E allora sta cosa della sosta in meno, chi è il primo che fa la sosta pagare. In meno? MDI box. C'è box per MDI, vediamo. Jimmy box, Jux box. Fatta slide track, e anche col tricolo hanno messo la sì, però slide track era molto dietro. Molto invece col creek, sai che col creek potrebbe essere il mio nuovo gradino più alto? Vediamo MD a cosa fa, perché può darsi pure che anche lui. E anche lui allora ce lo siamo giocato. Vai, avanti un attimo. Manda un messaggio morbide. A Cristina. Questo morbide. Cristina la vena? No, Cristina Nigretto. Dimmi, dimmi. È a fianco a... Non credo. Ma gli stai cercando di far dire chi, così gli dici... No, di dirgli che sta facendo un'ottima strategia. Miki mi sa che fa il... Vediamo, MDA... Pieno. Dov'è? No, qua ha messo tanta benzina, ma morbide, eh? Quindi occhio al colpaccio de... Dov'è MDA? Ragazzi, eh? Eccolo qua. MDA esce con tre quarti di serbatoio e mobili. Farà un'altra sosta, quindi... Sì. Allora col creek, ragazzi. Jux morbide, Jirmi morbide. Sì, loro stanno con la strategia standard. Okista si è preso 3 secondi in ingresso box. Sì, perché se non la prendi giusto, non esci giusto, adesso non la passi più liscia, 3 secondi netti. Ti vengono appioppati così. Sì. Allora vediamo, Tony Drin non ha ancora fatto la sosta. E Tony è anche andato dritto. Anche Tony Kart, sì, Tony Kart fa un altro giro, è in riserva. Sì, però perdi tantissimo con le gomme in queste condizioni. Ha fatto 46,9. Parlo di Tony Drin, parlo di Tony Kart. Ecco. Tony Drin sta sui 50, quindi gli conveniva rientrare. Guarda, se Tony Kart adesso fa il giochino delle medie Tony... pieno. Potrebbe togliergli l'oliva dalla bocca. L'oliva? A MDA. Ho 3 secondi, ragazzi. Sì, l'ha presa la uscita box. Mezzo secondo. Wow. Tanto Forgot ci dice che Cristina non è a fianco al pilota. No, perché... Col trick può perdere tempo con Cristina. Non mi piacciono queste cose. Bono, Max. Si sta facendo buio, allora vediamo. MDA passa adesso sul traguardo. Vediamo dove esce Tony. MDA. Tony, un altro giro ancora? Tony Dream, sì. Tony Kart, no. Ma. Proverà ad allungarsi con la benzina, a vedere se riesce a recuperare qualcosa. Tanto era ultimo, quindi. Sì, proverà a fare una sosta in meno. Sì. Tony Kart con le medie. Tony Kart medio. Occhio, Tony Kart. Peso 3 secondi. Che sfiga. Ha tagliato. Che davvero brutta cosa, perché Tony con la strategia alternativa. Quindi già 3 secondi sono andati, eh. Quindi vedi che sta andando tutto liscio per MDA, come avevamo previsto. Gratto il polpaccio. Il col trick sta perdendo anche tempo con davanti. Adesso ritrova Tony poi con la sua stessa strategia. Però Tony ai 3 secondi di penalità dovrebbe si rivede giù, è ripartito giù. Sì, partito? Sì. Dov'è giù? È dodicesimo. Eccolo. Quindi giù dopo la sosta in box è ripartito. Se l'ha nascosto in box. Comunque non vorrei dire alla tua livrea viola, il viola porta male, quello è il colore dei morti, tu puoi dire ti pare. Non è viola, è il colore alle nabi. È il colore della nazione, della bandiera nazionale del Qatar. È un porpora. Ah, porpora. Tony Dream in box, aveva fatto un errore Gio, perché al sesto giro aveva un 1,56. Si vedono tutti i tempi di Gio? Sì, i tempi si vedono. Si vedeva, era un 1,56. Ma perché ha fatto quello che si pare, sapeva che non lo vedevamo, allora pure a marci indietro andava lui. Comunque Jirmi sta tenendo la pressione, fa un 45,8 al primo giro con le gomme nuove.
contro 45,5. Vediamo con le medie che tempo fa col trick. 48, MDA a fuoco. Giro veloce della gara. Se la sta rischiando, ecco, però. Sì. Come hai parlato di fare la testa posteriore? O Keista è caduto? È saltato Keista, peccato. Connessione. Niente, gli hanno detto che c'ha la postazione nuova, che andava forte, boh. Peccato. È durato 12 giri. MDA è nella zona. On fire, sì. Com'è Luca? On fire. Girmi è 1 secondo e 7, tiene la pressione. Jux ha perso qualcosina, si trova a 4 secondi e 7. Facendo i calcoli col trick già 26 secondi dal primo. Brutto? Se aumenta, se aumenta il tempo, se arriva a 30 MDA esce davanti. Hai detto 50 secondi la sosta. Vabbè, ma 50 se tu metti un sacco di benzina, non lo so. Teoricamente dovrebbe essere 50-54 secondi. C'è anche Fabio che è lì, Sì, però Fabio è in strategia due soste. Ha messo le morbide. Vediamo adesso Tony, che Tony aveva un passo migliore con delle gomme morbide. Vediamo Tony che tempo. Quei 3 secondi di penalità per Tony gli sono costati tantissimo. L'ha preso in ingresso, perché si era visto appena appena quando è spostato l'inquadratura. Anche perché Slytrack sta all'undicesimo giro e le gomme comincia a vedersi un po' di segnetti. Ma ha fatto sempre 48, 48, sì, 49, sì, sta girando sul 48. E anche MacBoss con le medie è in strategia una sosta singola. Chiodo anche lui con le medie, Tony Dream con le medie, Joe con le morbide. Giro veloce di Girmi. Girmi, sì, 1 secondo e 4, ha fatto un 45,3, gran giro. Tony 48 e mezzo e col trick 48,6. Sono 3 secondi quasi. Massi, cosa dici? MDA o Girmi? Chi la vince? MDA. Dobbiamo vedere questa strategia, se riescono a tenere sto tempo, ragazzi. Non lo so. Vediamo. Dopo per dobbiamo ora... anche dire che loro avranno le gomme quasi finite. Patrick in chat ci dice che è redivivo Miki con. Miki con la fibra. Alle picture notturne. Non parliamo di foto, per favore, che MDA ha fatto qualcosa di molto brutto. Alla miggia? Sì, quasi. Fortuna che non ci sto più in quel gruppo. Un secondo e quattro. Un secondo e tre. Girmi si sta avvicinando, ragazzi. Ha recuperato Girmi tanto, Non ha le medie. Stessa strategia di MDA. Girmi, Jux e MDA, stessa strategia. Però Jim ha recuperato tanto, sì. È saltato 45,7 contro 46. 1 e 2. Vediamo. Girmi. Anche se qui Luca è difficile passare. Vediamo, on board con Girmi. No, on board no con Jimmy, ti viene il vomito. Sì. Lo stavo dicendo adesso. Jaguar che perde parecchio in questa prima S, però poi il resto del giro si avvicina. Tick e Troni hanno lo stesso passo loro due. Okay. Tick e Troni? Col Troni. Troni è il... Troni ha fatto un ottimo 47,7, ragazzi. Ecco, quei 3 secondi medie. Credo che a Troni gli costerà tanto. Sì, sì. Girmi è sotto il secondo, è quasi in scia. Sì. Cosa dice? MDA sta riorganizzandosi o è proprio un po' in difficoltà in questa fase? Forse una mano sul volante e una mano in un'altra parte del corpo che non sto specificando. Si sta riorganizzando allora, ragazzi. Sì, esatto. Ecco. I gioielli sta organizzando. Comunque 45,3 Girmi, gran giro ho fatto. Io ero una persona tanto seria, guarda dove sono capitato. Brutta gente che frequenta. Adesso però sta recuperando, minchia. Ti ha fatto come il gatto col topo, Luca. Sì, che ha preso il largo. Ha preso il largo. Secondo me sta gestendo un po' per la benzina, sai. Dici? Non aveva rentato un film. Lungo Girmi, mamma mia, non so se era un lago. Ce l'ha la benzina, ragazzi. No, ha fatto un errore Girmi, ha perso tantissimo. Ha dato lungo la chicane. Tony è arrivato sul Cold Trick. Vediamo. Senti come lo dico in inglese, Cold Trick. Cold Trick. Allora, va? Cold Trick.
Cosa prendi, scusa? Asciugamano, Paolo. Ah, è sudato. Ah, si è bagnato? Sudato. Tony, come la taglia quella asciugata, ragazzi. Rischio quasi penalità. Abbiamo un board con Tony. Mezzo secondo di penalità. Ecco, infatti l'ho visto. Mamma mia, non potete parlare però tutti. Non è che puoi parlare, che lì se la tagli prendi penalità. Scemo di guerra, in tempo di pace, neanche tanto poi tempo di pace. No, adesso no. Se tagli come si tagliava su GT Sport, adesso è penalità assicurata. Sicuro, certo. È andato un po' lungo lì, Tony. Che lì il taglio l'ho inventato io su GT Sport. E vai di frasi in siciliano da quel casco. Anche allora, la posta non è lontano, C'è Forgod che chiede un traulico, grazie. Sì, perché Girmi balla. Comunque Mac Boss ai funghi sta andando bene, Che hai funghi? Che cosa significa? È il panino. È il rinforzo del Ma quando non funghi. C'è questo panino, lo vuoi capire o no? Ce l'avete solo giù, nei paesi baltici. Mac Boss è un classico di McDonald's. Ma è che quello, cosa? Quello, che cosa? È quello con la doppia, col doppio hamburger dentro. No, quello è Big Mac. Qui si chiama Mac Boss. Vabbè, ma giusto, tutti strani, che vuoi pretendere? Ci sarà la carne di caprone dentro. Muflone. E poi è vero, col formaggio e coi funghi. I funghi da noi proprio mai visti sul McDonald's. Ma sono 100% sintetici. Avendo due figli andandoci spesso, confermo che da noi non c'è. Neanche in quelli strani dei cuochi. No, neanche lì. Allora, vediamo un po' dove è finito Joe. 36 secondi, 34 col trick e 36 Tony. Quindi occhio che siamo quasi vicino alla sosta, mancano 3 giri. Dovrebbero rimescolare un po'. Girmi e Jux com'era invece stato in girato? Normale, standard. Sì, normale, però sta perdendo, sta girando sul 46, 47. Vabbè, però sta girando bene. No, gira bene, ma i due davanti. Beh, adesso ha fatto con quell'errore un 47, Girmi. Sì, Girmi si sta riavvicinando adesso. Comunque prova di carattere di MDA, perché nonostante la pressione non sta facendo errori. Noi. Ma noi lo stiamo motivando noi. Certo, i motivatori. Quello delle Iene. Jux a 7 secondi. Boobs 34 col Crick adesso. Quindi col Crick è il primo. Quindi diciamo, perdono quasi 2 secondi al giro adesso. 2, 4, 6, 6 secondi, 40 secondi dovrebbero arrivare ai box. Occhio che non è detto. Sì, diciamo che poi avranno gomme consumate. Ma fa passare Tony Kart. Sì. Sulla pista, anche non perché Tony Kart, sulla pista in genere non è semplice passare. È vero. Ieri sera abbiamo fatto la gara di allenamento io e Migia davanti o dietro, avevamo lo stesso passo, ma non passa. Se quello davanti non fanno un errore, non è semplice. Però sì. Hanno le gomme differenti. Perché questa chicane ha la stessa funzione quando fanno la Formula 1, facci caso, che come arrivano le auto non riescono a avvicinarsi perché tu devi saltare la chicane. E anche nonostante il DRS è difficile che passano qui la Formula 1 su rettilineo. Però ogni carta è quasi in scia. Di differenza, perché loro rimangono con gomme. Loro questa è la strategia, ormai questi errori arrivano alla fine. Esatto. Non so se gli basta la benzina, questo è un altro. Ma per quello secondo me media ha rallentato quel film. Che loro stanno anche un po' in risparmio, però Tony ha le gomme messe molto meglio di Coltrane, facci caso. Mattia mi ha scritto che è saltata la connessione. Cos'è lo sponsor Acodios nella macchina di Coltrane? Meglio non dirlo. Aspetta, scriviamo sul Google. Accodis non credo. No, Accodis. Accodis. Ho detto Accodios. Quello era più sudamericano. Magari producono. Allora. Polveri. Mobili di chiesa.
No, che dici? Tony è vicinissimo. L'unione di H e Modis dà vita a un'azienda leader globale nella smart industry. Eccolo. Andiamo on board con Tony perché tra poco ci prova. Sicuramente. Sì, anche perché le gomme sono messe molto meglio di Coltrick. Dove può attaccare Tony secondo te, Paolo? Oh, Jimmy è arrivato a 8 decimi, ragazzi. Beh sì, l'unica lì, se riesce a far bene è qui la chicane. Vediamo. Aston Martin però, contro Mercedes. Caso, non è semplice. È in scia. Non sarà semplice. Ma recupera pochissimo, facci caso. Coltrick si sposta. È vero, recupera pochissimo. Beh, motorone del Mercedes, sì, eh. Devi proprio essere attaccato per riuscire. Sì, ma la scia è molto più debole di su GT Sport, Luca. C'è qualcuno lì davanti fermo, chi è? Forse no. QDA. QDA. Bravo, si sposta. Paura per Coltrick. Si è spostato un attimino troppo tardi. Tony si butta. Per me attacca questo giro. Lo so, ma Tony non è famoso per la pazienza. Perché Tony ha le gomme messe un po' meglio di... Adesso è un po' più vicino, sì. 4 decimi. 3 decimi, sì. Vediamo la staccata del tornantino. No, resta dietro. Però stringe meglio lui, eh. Largo col tricol, sente il fiato sullo spoiler. Che poi sai cos'è, Luca? Queste luci ti dà molto fastidio avere una macchina dietro con le luci. Deve togliere gli abbaglianti. Eh sì, poi mettiamo la multa, facciamo mettere i vigili urbani. adesso ci do bene. È appiccicato. Sì, sì. Mamma, che traversone. Tony. L'ha tenuta a sputi e preghiere, Tony. L'ho visto tutto di traverso. Vai in siciliano, adesso si riparte. Dura. Sì, perché l'aerodinamica lì dà molto fastidio. L'ho detto, ieri sera con Miggio davanti non è semplice. Peccato che non c'è il replay. Comunque va il riflesso dei fari sullo spoiler posteriore del Mercedes. Sì, graficamente è una roba spettacolare. Ray tracing come se piovesse. Anche sull'asfalto quando passano sui muretti si vedono lo spettacolo. Mercedes ha i fari allo xeno comunque, o dici che li ha messi col no l'ha montato lì all'Electroud. Allora diamo un'occhiata davanti, Girmi è sempre a un secondo 47 e mezzo di ultimi due giri, ma contro... lui deve tornare in box. Mamma mia, si è quasi capottato Girmi. Penalità sicuro, penalità sicuro. Sicuramente, sì, questo sì. Ha fatto malissimo la chicane. Sì, poi anche il tagliato sicuri. Iniziano le soste, qui adesso Coltrick e Tony dovrebbero iniziare a guadagnare posizioni, vediamo. Vediamo quanti secondi Girmi. Però purtroppo non ti fa vedere neanche secondi. Tony è vicinissimo. Fa un calo. Adesso rimando è 20 secondi. Tony è uscito bene, a 3 decimi, Coltrick si sposta subito. Tony è concentrato. Secondi. Vediamo se passano. Sono davanti. Sono davanti a Girmi. Quasi 50 secondi, Luca. È una strategia questa delle medie. Che poi è bello, Paolo, perché la strategia con mescole diverse su GT Sport non funzionava mai. Che più adesso ha preso anche 3 secondi, Jimmy. L'ha presi? Sì. Sì, per ingresso box. Sì, perché l'ho notato, ho fatto delle prove oggi con le medie. E stavo in stanza con MDA.
che in pratica non si consumano come le morbide su GT Sport, ricordi, hanno lo stesso consumo le gomme. Sì. Cioè adesso le medie durano, hanno quel secondo e mezzo di differenza, anche due secondi, però durano quei tot giri in più rispetto alle morbide. Eccolo Jimmy con 3 secondi in MacBoss. Sta segnando perché lo è doppiato. Spanalando QDA. Ma che poi è bello perché gli lascia la posizione, ma tanto adesso si ferma qui sulla posizione. Esatto. Non è MacBoss. MacBoss è la scatola scozzese. È uguale, MacBoss. MacBoss. L'ha preso mezzo secondo in tutti i giri, tutti. Larghissimo, eh. Larghi tutti. Jimmy largo, eh. La fiera del largo, vediamo Jimmy. Oh, Jux pure, Jux anche. Anche lui ha preso la preda. Ma sono tutti quanti di Box. Ah, box, ok, andiamo su Tony. Tony ha passato col click intanto. Quindi 39. Sono passati da già 47, 57. Wow. Vediamo Tony. Tony 30. Scatenato, potrebbe essere il momento chiave della gara. Eh sì. Tony sul traguardo adesso, MDA ancora i box. Deve ancora far benzina, vedi che è ancora di fermo. Tony passa col click. Girmi 3 secondi di penalità MDA. MDA 3 secondi di penalità. Oh mio Dio, ci cancella dall'amicizia. Ma io sono fiducioso, ti dico la verità. Anche secondo me. Non sono fiducioso. Ci cancella l'amicizia. Quanto gira Tony e col click? Quanto gira? Girano in 49. Quindi non è semplice. No, adesso passare. 49. Perché hanno lottato, eh? Tony 48, col click 49. Ma devono fare 8 giri. Ma lui deve passare col click. Adesso prenderà 3 secondi di penalità, quindi si allontanerà un po'. Deve recuperare quei secondi. Sì. Poi devi passare col trick e poi devi raggiungere Tony. Non è semplice, ragazzi. Tony è stato bravo a mettere col trick tra lui e MDA. E considera, Mazzi, che lui ha preso sti 3 secondi Tony, perché sennò stava molto più avanti. Sì. Ma c'è anche MDA in realtà. Anche però considera che io parlo di come doveva andare. O perché l'ha presa adesso, lo Tony non stava qui, stava molto più avanti, che col trick non si metteva a lottare con lui. Esatto. Micchia, e considera che Tony era pure molto dietro da loro. Sì, Tony si è ribaltato allo start. Micchia, era quinto? Nuove? Quarto, se non sbaglio? Ultimo era, si è ribaltato. No, però dopo quando andava in box era quinto, mi sembra, o quarto. È bello vedere strategie diverse. 9 giri però sarà dura, MDA è 5 secondi. No, possiamo, perché noi diciamolo a chi ci sta guardando, lo stiamo facendo anche per testare il campionato nuovo. Si sistema. E lo ripeto, sto picca morto di Yamauchi mette a posto queste stanze. Possiamo anche cominciare a considerare di fare come in Formula 1 l'obbligo di cambio gomme. Esatto. Comunque sì, ha ragione Ste, col click deve fare un'altra sosta. Sì, col click ha messo poca benzina, infatti l'avevo detto. Mentre Tony è in linea con MDA con che col click non ha fatto il pieno. No. Allora ha fatto 47,9 adesso Tony. Mi può arrivare terzo. No, Tony non si deve fermare for God. Tony va alla fine. Sì. Anche se comunque MDA sta a 4 secondi e 2, ragazzi, quindi. Sì, adesso i prossimi 3-4 giri MDA recupererà tanto, ma poi gli crolleranno le gomme. Però col trick adesso deve andare in box tra poco. Non penso che voglia arrivare alla fine così. Può fare ancora 2 giri. Due giri può fare. Ce la fa con la benzina. A meno che non fa un'economia 9, ma non credo. Drytac invece è rimasto. Ha rimesso le morbide adesso Drytac. Vediamo sì un po' dietro. Abbiamo Chiodo settimo. Sì, penso che Drytac è capitato con l'incidente di Tony, sicuro. Sì. Col trick un po' lungo. C'erano lui sicuro, perché ho visto la diversa. Sì, erano 3 o 4. Ha fatto passare MDA col trick. Quindi adesso è lotto qui con il coltello tra i denti. 4 secondi. MDA gomme fresche, Tony deve gestire le medie. Tanto si ferma col click. Teoricamente con un giro dovrebbe recuperarlo Tony. Vediamo, allora ha fatto 46,9 MDA. Buono contro 48,1. Tony 48,1.
ma Tony Mediali la Cole davanti, eh. Sì. Vabbè, diciamo che Tony comunque, anche se perde la posizione MDA, ha fatto una grande cosa, perché comunque sì, con la strategia alternativa, certo. Girmi che sta a 7 secondi E Jux ha guadagnato un po' su Girmi. Jux ha fatto 46-0, 46-6, 46-3, 46. Sì, ottima gara di Jux. Ricordiamoci che è sempre un ragazzo di 14-15 anni. Quanto c'ha Jux? Sì. 14, vabbè, 2007, quindi possiamo sbagliare. Anche Bubs, quinto. Comunque, vabbè, tutti bravi ragazzi, Bubs, non ci sono stati incidenti. Beh, c'è stata la svista di Tony allo start, che vabbè, ha sbagliato a mettere il bullying, il controllo di trazione. Il sorpasso di Tony su McBuzz. Dov'è? Tony Dream? Tony Dream. Mm. Dai, un secondo e 9 MDA, ma è fatto in fretta, sta spingendo, sta spingendo, era 3 e 6, sì, lo sta prendendo, 2 secondi sono al giro. Tony Dream ha un bufalo sulla fiancata, ma no, è il giaguaro, sarà, c'ha l'anello sul naso, allora è Red Bull. No, forse è un bufalo, sai. È Red Bull. Buona, la moda di tutti di mettere sta Red Bull di merda in tutte le librerie. Diglielo, Paolo. Sui denti proprio deve andare. Ma a parte che non è il simbolo con Red Bull, È proprio un bufalo, È il suo. Ma è questo suo. È quello che prendi tu le pasticche, Luca. Pasticche di che? Del bufalo? Cosa le carte? Allora, secondo voi adesso, Tony. Un secondo adesso, vediamo. Secondo me Tony può darsi che fa passare Michele e si accontenta. Sì, no, secondo me lo fa passare. Non credo, neanche io. Non gli conviene a Tony. Neanche io, non credo. Dai. Secondo me, visto l'incidente, visto tutto, prova ad andare fino alla fine cercando di portarla a casa. Secondo terzo posto per lui è un grandissimo risultato, ragazzi. Sì, certo. Vediamo. Comunque sono vicinissimi. Tanto dalla regia ci dicono che è un castoro, Paolo. Castoro, l'anello tu gliel'hai messo, castoro è quello che fa gli stuzzicadenti, che gli ha dato a mangiare, no, ci dicono un castoro, eccolo, vediamo, sì. Ma castoro non ha l'anello sul naso, può darsi che un castoro punk c'ha i capelli viola. Occhio, subito si fa vedere MDA. Gli ha detto io sono qua, Vantaggio di gomme. Sì, ma è proprio la differenza di tanti giri. No, e più te l'ha detto Tony, doveva stare molto più avanti se non faceva qualche errore. E qui arriva, dai. Si gozzago. Tony fa tutto quello che può, ma frenata non può fare nulla. Tony, che dovrà frenare 10 metri prima. Tony, vediamo. Infatti, MDA costretto all'esterno, ma niente da fare per Tony. Grande MDA. Lo sfanala anche. Quindi, tornando al castoro, puoi verificare, Paolo, cosa? Cerca su Google un'immagine di un castoro. Non ho presente. Ma che devi cercare? È come un castoro con l'anello al naso. Vedi cosa ti risponde Google. Ma intanto anche Girmi arriva. Vediamo. Sì. Eccolo qua, Tony Dream. Diamo un'occhiata al castoro. Jux, penalità di mezzo secondo. Peccato. Non mi sembra un castoro. A me nemmeno sembra un castoro, comunque. È un castoro incavolato. Sarà un castoro nei pressi di Chernobyl, forse. E Sly, Tony Dream, sta arrivando. Sì, Sly è vicino a Tony. Ma Sly è col pad o... volante. Largo di Tony, largo di Tony. È il castoro che...
Ma Castoro sono quelli che fanno gli stuzzicadenti dagli alberi, no? Giusto? Quelli che fanno le dighe. Sì, sono quelli. Beh, che non è che fanno gli stuzzicadenti, fanno le dighe in mezzo ai fiumi. Ma mangiano gli alberi che li fanno cadere. Sono bastardi forti i castori, Oh, che aggressivi come vabbè. Che parole che dicono poi perché quelle è arrivato, no, Jimmy, dico... un secondo ecco. è arrivato un secondo, sì. Anche lui con le morbide, bastardo dentro proprio castoro. No, dico, sono cattivi come ma che scherzi, cioè, devi andare quando sono ubriacolo col gin che conviene. Mamma mia, quella che gira. Se giri è vero, veramente penso bestia. Che Tony sta vomitando dietro. Intanto è mediato su 3 secondi, Se ne è andato. Sì, aveva tanto. Man of the race, Paolo. Beh, Miki e anche Tony, se arriva alla fine così. Ma non è uno, tutti bravi, dai. Sì, è che uno mettiamo là che ci costano niente. Miki, MDA. Zitto perché già abbiamo rischiato stasera. No. Oh, ha fatto pole, ha fatto una gara senza errore. Ha spinto quando doveva. Ecco, a posto, sta conservando un po' di benzina. Vai. È passato l'angelo, ha detto a Ben. Girmi. Non so se perde il controllo o se è lag. No, secondo me è lag, perché alla fine è rimasto lì. Se sto lag funziona sulle gomme, penso che conto la metà solo facendo queste cose. Tanto MDA doppia QDA. E sta arrivando anche Jux comunque. Jux, 5 secondi. Tony è rinforzato. Mamma mia, Girmi all'esterno. Ma non sappiamo se è lago, se è vero, anche lì. Tony comunque con le medie consumate, mamma mia. Sì, boh, ce l'ha tante consumate comunque. E adesso vedersi Girmi davanti con tutti sti lag, deve essere a Tony gli viene un infarto. Sì, Tony deve fare la media Jux, di dove la Jaguar. Jux gira in 46,6. Tony 48,8, quindi 2 secondi. Se rischia anche il podio, sì. Tony. Sì. Ma te l'ho detto, quei 3 secondi, perché tu consigli che sono 3 secondi più ha perso più qualcosina e più è stato girato col qualcuno. A lottare. Qualcuno è giallo, girato. QDA, si è girato QDA. Peccato. Ha provato peccato poco. Peccato per Cesare, sì. Intanto passa giù. È l'unico senza controllo di trazione poi, come avevo detto prima. È vero. Tony si stacca da Joe e da QDA. Fammi rivedere sto castoro. Slidak, mezzo secondo di penalità. Lungo di Tony. È talmente ammaccata quella zona che non si capisce sì. Il disegno. Cioè, è un po'. Penalità per Slidak. MacBoss è settimo, Cole Creek con gomme nuove a 11 secondi da Boobs, gira in 46,8 contro 47,2, quindi non credo ce la fa a raggiungere Boobs. Jux è a 3 secondi, inizia il penultimo giro per MDA. Vediamo, doppiaggio di MDA su Joe. Questa sera MDA on fire. Sì. Ha dato 4 secondi e comunque gli attorni. Però deve stare attento, perché c'è le gomme un po' non messe benissimo. Dai, vuoi tirare anche il freno a mano piano piano. Non c'ha bisogno più di tirare. Ma ti ha alzato anche i tempi. Ha fatto scintille. Jux è arrivato, 2 secondi e 2. La lotta sarà molto serrata perché il terzo posto Tony non lo vorrà lasciare. Vediamo, 2 secondi e 3, Tony sta girando in 49 contro 47 di Jux.
Lo prende all'ultimo giro. Traversone di Jux. Diciamo che anche Jux non è che so le gomme messe meglio, eh? No, soprattutto a posteriore sinistra di Tony è spaventoso. Ma ci ha fatto 20 giri, eh? Sì, sì. Infatti, tanto. Considera che Jux ha quasi le gomme quasi simili e ne ha fatte 10 di meno, eh? Quindi le gomme sono state fatte bene qui su GT7. Sì, sta facendo dei gran traversi Jux. Che su GT Sport invece le gomme si consumano quasi uguali e i tempi erano molto più alti fra le morbide e le medie. Ma è anche un po' il Mercedes, sai, da quel poco che ho provato. Cioè, rispetto alle altre, o ti parte o ti parte. Cioè, sta lì e poi a un certo punto ti parte di brutto. Ultimo giro, secondo e due di Jux su Tony, eh? Sembravano un po' costanti su questa cosa. Ultimo giro, quanto hanno girato sia Jux che Tony? Tony 49 netti, Jux 47, 2 secondi. Quindi chiuderà, arriva lì, ma non... chiuderà tutto Tony. Ma eccolo, sta a 6 medesimi adesso, eh. E Media ha continuato a spingere, 4-6, 4-7, 4-7. Sì, però ha alzato molto i tempi, 47-4 giustamente, non sta rischiando più. Jux continua a fare dei traversoni, mamma mia. Siamo all'ultimo giro. Beh, sai, io vedo l'obiettivo lì davanti. Tornantino potrebbe essere. Sì, qua su in mondo, qua su in mondo. La tiene bene qui, riesce a uscire bene. Tony deve stare molto attento qui. Qui è pericoloso adesso, sì. Largo Tony. Penalità. Sì. Ah, però non gliela sconta. Gli sconta dopo, deve stare vicino. Deve aggiunge al tempo totale, sì. Se arriva sotto però, mezzo un secondo, praticamente. No, è un secondo quando tu fai questo. Però se sta lì glielo sconta dopo in classifica, se riesce a stare sotto il mezzo secondo, passa. Intanto no, ultima chicane per MDA. Perché... MDA non ti risconda, ti dà un secondo intero. MDA, man of the race, pole position, non prende il giro veloce, ma va a vincere. Grande gara di MDA. Girmi, bravo anche Girmi, seconda posizione. Tony Card, vediamo. È uscito largo Jux. E passa, Jux passa. Jux passa. Un secondo, da un secondo, se vedi la classifica, un secondo. Sì, infatti è passato alla fine Jux. Sì, Tony Kart quarto. Bella gara anche di Bubs che finisce quinto. Bravo, se non vedeva la penalità era terzo Tony. Sì. Non osi immaginare dentro quel casco a questo punto sulla linea del traguardo. Ragazzi, era ultimo, Ha sbagliato lui con la controllazione. Comunque bella gara anche di Bubs di Cole Crickle. Sì. MacBoss settimo. Anche Slidak, ragazzi, era ultimo, eh. Ha fatto una strategia un po' particolare. Non ha fatto errori. Dopo Joe non sappiamo cosa è successo, l'abbiamo visto a metà gara. Sì. Ci siamo persi pure gli altri. Niente, non abbiamo l'ordine d'arrivo non avendo i risultati gara. Grazie a Yamauchi. Però ho sistemato gli inviti, Esatto, quello è importante. Bene, comunque sai, mi è piaciuta Paolo sta cosa delle strategie diverse. Sì. No, tornando a questa cosa dei lobby, non capisco perché non ha messo l'ordine d'arrivo, cioè qual è il motivo? Cioè vorrei parlarci questo giapponese, ce l'hai il numero Luca? Adesso guardo. Non lo vediamo neanche se proviamo a vedere nelle varie imposizioni. No, niente, non c'è proprio. Non c'è proprio. E comunque ragazzi, non perdetevi domani sera che ci sono i big in pista. Garone. Palagizu, Akunai, Xavu, El Pueblo, Ferrari, Migiannoni. No, Fede non c'è domani sera. Ah, manca il Pueblo, peccato. Vale nel mio cuore Mark Aizen. Sarà un garone domani. For God. C'è anche un rientro di Dark Knight, eh? È vero, Dark Knight. Palagizu. C'è Xavu. Savo, sì, Akunai. Comunque, garone domani e già stasera è stata molto divertente. E grazie a tutti per averci seguito. Ma non facciamo un'intervista niente stasera? No, perché l'intermediario.
quindi niente. Glielo ormai lanciamo sto man lo of conosciamo. The race, gli abbiamo detto man of the race 3 volte, quindi boh, basta, a posto. Bene, grazie per averci media, seguito, a domani. E deve mandarci una foto del castoro. Gli auguri di buona Pasqua, sì. Luca, che tu domani buona non ci no sei. La settimana l'altra buona Pasqua, no? Che muore, no, Pasqua, questa. Che senti? Questa domenica qui. Questa vabbè domenica. Che stai giù, io mi mau mau, però... E chi è? Ramadan, Ramadan. Bon. A domani, ragazzi. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Notte, ragazzi. Notte.